Irina, Cristina e i loro bambini per mano da Leopoli a Roma. I documenti per la nuova tessera sanitaria, il vaccino da fare. Parte anche da qui l'accoglienza per le famiglie che scappano dalla guerra. Per loro l'Italia ha operativo un piano di accoglienza. Le prime strutture sono già state individuate dal Viminale, altre vengono attivate in queste ore dalle regioni in coordinamento con le prefetture. Tanti dei primi arrivati sono ospiti da parenti o amici e da famiglie italiane che hanno aperto le proprie case. La Protezione Civile gestisce l'accoglienza e fa arrivare ai paesi confinanti con l'Ucraina quello che serve. Al momento le richieste si concentrano su tende, medicine, prodotti elettromedicali che vengono inviati ai centri di raccolta europei. Si lavora anche per una rete di solidarietà per i più piccoli, per i bambini non accompagnati. Saranno stanziati 20 milioni di euro, dice la ministra della Famiglia, Bonetti. Mentre il Ministero dell'Istruzione ha predisposto un percorso di inserimento nelle scuole dei bambini che stanno arrivando in Italia.